Curzi sorge nel cuore del Salento centro-orientale ed il suo territorio rientra nell'Unione dei Comuni dell'Entroterra Idruntino, ente istituito nel 2001. Anticamente il paese apparteneva all'area ellenofona della Grecia salentina e ancora oggi il retaggio italo-greco rivive nella storia del suo splendido patrimonio culturale, materiale e immateriale. Secondo un'antica tradizione, il nome Curzi deriverebbe dalla presenza romana di una stazione di corrieri, i quali diffondevano le notizie militari nei vari distretti, consegnando dopo lunghe corse i famosi diari cursores. L'abitato di Curzi è circondato da verdeggianti campagne e da antichi uliveti, fiore all'occhiello dell'economia agricola e della vocazione olearia locale. L'antichità del territorio è risaltata dalla presenza di importanti elementi megalitici e in particolare dalle architetture di epoca bizantina, testimonianza storica della cultura italo-greca. Il paesaggio assume delle singolari sfumature nella zona delle Tagliate, termine locale utilizzato per indicare le cave di pietra. Le sterminate e verdeggianti distese di oliveti si fondono con il paesaggio appartenente alla civiltà della pietra, creando scenari unici per piacevoli e suggestive passeggiate nella natura. L'economia del territorio ancora oggi è caratterizzata dall'estrazione della pietra di Curzi, tra le varietà più pregiate di lecciso, impiegata nelle applicazioni decorative e nell'industria edilizia. La pietra calcarea, resa unica dalla sua vividezza e dalla presenza di antichissimi fossili, fa da protagonista nell'intero scenario paesaggistico e la sua presenza si manifesta nella campagna come nell'abitato storico.